Bella a tutti ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video, sono Ale dello staff degli Enjoy e siamo qui con un video speciale, ossia le probabili formazioni della serie A Team. Allora, come potete sapere, il mercato è chiuso, quindi i giocatori che dovevano essere venduti sono stati venduti, quelli che dovevano essere comprati sono stati comprati, quindi ormai le rosse sono al completo. In questo video che andrò a fare vi porterò tre probabili formazioni titolari, ossia i migliori giocatori, diciamo, quelli che dovrebbero giocare, di tre squadre di Serie A. Vi porterò un altro episodio ovviamente con altre 4 squadre, penso, poi finirà lì la serie perché porterò solo le più forti, diciamo. E l'obiettivo di questa serie, diciamo, è informare sul calciomercato e sulle probabili formazioni di queste squadre. Detto questo, passiamo subito alle tre squadre e godetevi il video. Ok, eccoci qui ragazzi, questa è la prima squadra che vi volevo presentare, la metto a schermo intero, ed è la Juventus campione d'Italia. Come potete vedere la formazione è sempre il 3-5-2, iniziamo subito. In porta c'è ovviamente Gigi Buffon. I valori ragazzi non sono tutti confermati perché alcuni li sappiamo per via dell'EA, alcuni li ho provati a inventare io. Buffon downgradato, perché comunque secondo me sarà downgradato visto che non compariva tra i primi 50. Difesa con Chiellini, Bonucci e Barzagli, solida difesa, fortissima ovviamente, è insuperabile anche difesa italiana. A centrocampo vedremo Pirlo downgradato con un 84, Vidal con un 85, Di Steiner e Asamoah sulle fasce, e Pogba, che ovviamente non sarà trequartista ma sarà centrocampista centrale. In attacco Tevez e la novità Morata 78 di valutazione con 79 velocità, questa è la carta che dovrebbe avere su Foot. Interessante come squadra perché comunque darà del filo da torcere comunque in Serie A, anche perché è la favorita per lo scudetto. Non meno forte è la Roma di Rudy Garcia. Come sapete tutti io sono la Lazio, però la Roma per me è fortissima quest'anno, io lo dico. E questa secondo me sarà la formazione titolare, con in porta De Santis, in difesa Maicon, Castan, Manla e Cole. A centrocampo davanti alla difesa ci sarà De Rossi, ai suoi lati Pjanic e Nainggolan a fare gli interni, con Totti in mezza punta a fare la falso 9, e le ali saranno Cervinho e la novità Iturbe, acquistato per 22 milioni e mezzo più 1,5 di bonus mi pare dall'Hellas Verona. Come vedete, carta straordinaria, su FIFA dovrebbe essere più o meno così, veramente forte. La Roma quest'anno ragazzi, secondo me vincerà il campionato, e lo dico perché è veramente forte. Un'altra novità è Manolà, perché Benazia ha ceduto al Bayern per 26 milioni più 4 di bonus. La Roma subito ha acquistato Manolà, centrale interessantissimo, come potete vedere anche Cole è un'altra novità. Niente, ci sono altre novità tipo Keita, Saliukan, però non l'ho messo io, ho messo solo la formazione titolare. Come ultima squadra di questo episodio facciamo la Lazio, la mia squadra diciamo. Questa dovrebbe essere la formazione con Marchetti downgradato di molto, come potete vedere, sostituto Berisha, ma mi sa che Marchetti non giocherà neanche, quindi io ho messo Marchetti sperando che giocherà, però secondo me giocherà più Berisha. Difesa Radu, la novità De Frey, come potete vedere giocatore che è stato il miglior difensore del mondiale, giocatore interessantissimo. Poi Gentiletti, un'altra novità, acquistato dal San Lorenzo, campione di Sud America, che ha vinto la Champions League sudamericana, ossia la Libertadores. E basta terzino destro, difesa per tre quarti di maneggiare, c'è solo Radu come che c'è da parecchi anni. Centrocampo con Biglia, migliorato molto, Parolo, nuovo acquisto preso dal Parma per 6 milioni mi pare, e Lulic, spostato da esterno a centrocampista centrale. Comunque Ledesma anche ci sarà in questa formazione, però io ho messo il centrocampo che ha giocato la prima di campionato perché mi sembra quello più, diciamo, che più gioca, però penso che Ledesma giocherà al posto di Biglia, diciamo. E in attacco, come volete vedere, abbiamo Candreva, 84 ragazzi, diventerà una bestia quest'anno, come vedete gli ho aumentato il tiro 80, il dribbling 85 ragazzi, per me sarà veramente forte.
Il grande Close Young aveva 75 di tiro l'anno scorso, ragazzi, per me almeno 80 lo deve avere. È un giocatore incredibile, 86 di testa, fortissimo. E Keita. Keita che l'anno scorso su FIFA non c'era, come potete vedere infatti la foto è di un altro Keita. Me lo sono inventato io, diciamo, questo Keita. Secondo me queste saranno le statistiche, con 92 di velocità, 68 di tiro, 58 di passaggio, 77 di dribbling, 44 di difesa e 52 di testa. O fisico, scusate, fisico. Comunque queste sono le tre formazioni che ho scelto di fare oggi. Fatemi mettere like se vi è piaciuto questo video. In caso vi porterò altre tre formazioni che saranno, diciamo, le più importanti della Serie A. Farò, quindi non lo so, farò Milan, Inter e Fiorentino, Napoli, ora vediamo un po'. Forse ne farò queste 4 e poi basta, perché comunque volevo fare solo le prime 8, diciamo, che secondo me arriveranno. Spero che questo video vi sia piaciuto. In caso, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella da Ale e da tutto lo staff di Enjoy.